Ben salve ragazzi e ragazzi, benvenuti nell'edizione speciale del telegiornale. Salve raga, come va? Come state? Spero tutto bene. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e oltre ad essere un make-up lover, solitamente quando non sono struccato, sono anche un parrucchiere. Nel video di oggi, come avete letto dal titolo, una nuova trasformazione. A distanza di una settimana dalla trasformazione di... che poi in realtà è qua. Che se non avete visto ve la lascio qua. Oggi sono insieme con un'altra guest, un'altra amica che è venuta qua a trovarmi, ed è la mia amica Ale, che avete già visto nel Trasformo una mia amica episodio 1, che ha riscontrato tantissimo successo a dicembre dell'anno scorso. Amo dicembre? Mi sa di sì, amo. Ok. A parte questo, io ora modifico il setup e vi faccio vedere i capelli della mia amica e che cosa andremo a fare oggi. Rimanete sintonizzati per le nuove edizioni del telegiornale. Ok raga, come potete vedere sono con la mia amica Alessia. Questi sono i capelli, non li tocchiamo ormai da più di un anno, nel senso che l'ultima volta che ci siamo visti è stato a dicembre, dove abbiamo fatto la tonalizzazione che vi avevo mostrato nel video e dove li avevamo fatti un pochino tipo caramello, nocciola, erano veramente belli, e la frangia, se ben vi ricordate. Abbiamo tonalizzato solamente in quell'occasione, ma per quanto riguarda le schiariture di Ale non le facciamo da più o meno più di un anno, quindi è arrivato il momento di fare nuovamente schiariture, anche perché dobbiamo riportare su il biondo, che è diventato super super giallo e non ci piace per niente. Sembra una goleador e non ci amo non ridere. Amo mi fai ridere. E non ci piace per niente questo colore. Come andrò ad agire su di Ale? Andrò a fare delle schiariture, ma non solo. Come potete vedere è tutta un'unica banda bionda. E questo non piace neanche ad Ale. Quindi che cosa andrò a fare? Andrò a riprendere tutte le attaccature, perché come potete vedere qua sotto è praticamente scurissima. Andrò a riprendere tutte le attaccature riportando sul biondo. Ma per ogni due cartine che farò, ne farò una più scura. Cosa voglio dire? Che andrò a fare quelle che in inglese si chiamano low lights. Quindi io vado a mescolare il tutto e vi faccio vedere come andremo ad agire per quanto riguarda almeno questa prima parte. Ok raga, ho preparato la mia miscela. In una ciotola raga ho messo il decolorante a 10 volumi e nell'altro ho preparato il 7 di Color Touch di Vella a 9 volumi. Scusate, perdonate anche questa volta i guanti bianchi che sono molto medici IR in prima linea, ma come al solito i guanti neri non si trovano durante il COVID. Allora, come andrò ad agire? Sicuramente divido la testa, separo la parte davanti dalla parte dietro. Come andrò ad agire? Vado a fare dei fogli qua attaccati all'attaccatura, in modo tale da avere questa parte super super bionda, in modo tale che quando Ale li ritirerà questa parte sarà super bionda, ed è importantissimo per quanto mi riguarda. Quindi vado a fare, a piazzare un foglio qua, un foglio qua e un foglio qua in basso. Successivamente procedo con due fogli con il decolorante, un foglio col colore, due fogli decolorante, e man mano salgo così fino alla parte superiore, ma man mano vi avverto. Quello che vado a fare è prendere qua le prime ciocche dell'attaccatura, in modo tale che si abbia una hairline super super bionda, e vado a piazzare un foglio qua. Ed ecco qua raga il primo foglio. Vado a fare la stessa cosa dall'altro lato e poi al centro. Una volta presa la mia sezione raga, vado a fare come delle ciocche, quindi vado a prendere in questo modo i capelli, come potete vedere, e una volta sezionate queste ciocche vado a cotonare leggermente e poi semplicemente a mettere il decolorante, in questo modo super super easy. Ho
Ovviamente, raga, in tutto questo io vado a lasciare fuori le punte, come potete vedere io non le ho prese perché sono già abbastanza chiare e rischierei solamente di rovinare i capelli. Se vedo che salendo con le schiariture ci dovesse essere qualche parte più scura, allora quella verrà decolorata, ma in realtà le punte le lascerò fuori perché altrimenti significherebbe distruggerle col decolorante. Ora raga vado a fare quello che vi stavo dicendo in precedenza. Questo foglio, come vedete, ne ho fatto uno e due. Questo terzo foglio andrò a mettere il 7.0, che andrà a dare dimensione. Quindi in questo foglio andrò a utilizzare il 7.0 applicandolo su tutte queste parti anche chiare, in modo tale da scurirle in questo modo, per creare nuovamente tridimensionalità all'interno dei capelli. Come potete vedere sono arrivato, raga, alla fine della parte dietro di Ale, e quello che ho fatto è stato mettere all'interno di questa cartina il 7, quindi la nostra parte scura, il nostro low light. Ora mi mancano due sezioni per finire la parte superiore, 2/3 sezioni. Le ultime che faccio le faccio tutte col decolorante, non seguendo lo schema di 2 chiare, 1 scuro. Perché? Perché questa parte sarà quella che comunque con i capelli son sciolti andrà a incorniciare anche dietro. E quindi non vogliamo che magari andando a scurire con un low light si possa vedere qua in questa altezza magari una parte scura. Assolutamente, la vogliamo super bionda. Quindi quello che vado a fare è, come al solito, prendo una mini sezione e quello che vado a fare sono delle teasy lights. Mi sono dimenticato di dirlo all'inizio del video, ma questa tecnica in inglese viene chiamata teasy lights, ossia delle ciocche cotonate, ed è super super utilizzata in America. Quindi io prendo i miei capelli, come potete vedere, e vado a fare delle ciocche come delle classiche mesh in questo modo qua. Quindi io le prendo, le potete fare più sottili, più grosse, a seconda del risultato che volete. Potete farle più chunky, quindi più grosse, ma anche più fini e sottili, in questo modo qua, come potete vedere. Quello che vado a fare poi è prendere l'estremità e andare col pettine a cotonare e a portare verso l'alto la cotonatura. Perché fare questo? Perché andrà a sfumare ovviamente tutte queste linee. Quindi vado io a cotonare tutta questa parte qua in questo modo e poi semplicemente decoloriamo qua la parte scura. In questo caso ovviamente qua dove è un pochino ancora più giallina eccetera, vado lo stesso a appoggiare il decolorante. Ok raga, come potete vedere sono al lato e quello che vado a fare è, anche qua faccio la hairline sempre con le cartine e poi rinizio con le low lights che vi ho mostrato. Il procedimento è sempre lo stesso, solo che ora switcho col decolorante e qua ho utilizzato 10 volumi, qua andrò a usare 20 volumi. Ok raga, quello che vado a fare è semplicemente fare la stessa cosa dall'ultimo lato. Lascerò il ciuffo fuori perché questo lo prenderò successivamente e vado a fare la stessa identica cosa. Vado a fare qua bene la hairline, bene qua sotto, proprio perché vogliamo che quando la nostra modella tiri sui capelli sia super super bionda.
Ok raga, sono arrivato nella parte davanti, ho isolato il ciuffo. Perché l'ho isolato? Perché comunque è abbastanza cortino, tra virgolette, per non posso essere corto. Quindi che cosa vado a fare nel ciuffo? Vado a fare delle sezioni in questo modo, molto sottili, e vado anche qua a fare il ciuffo come se fosse sezioni normali. Quindi in questo caso vado a fare anche qua le mie sezioni. Prendo i capelli che mi servono e li cotono bene. Ovviamente metterò un foglio anche qua sotto perché vogliamo che anche questa parte, quando venga ritirata, sia super super chiara. Ok raga, siamo tornati. Per voi saranno passati uno schiocco di dita, ma per noi è passata un'eternità. Ho lasciato processare i capelli per un'oretta. Come potete vedere abbiamo schiarito abbastanza. Non so se si riesce a vedere dalla fotocamera che anche qua è bello chiaro il capello. E hanno schiarito abbastanza. Cosa andrò a fare ora? Vado a fare lo stesso procedimento più o meno che ho eseguito la volta precedente, ossia vado a fare un root smudge o root tap, che dir si voglia, ossia vado a prendere un 7. L'altra volta avevo utilizzato un 5, che era lo stesso colore di base di Ale. In questo caso andrò a utilizzare un 7 e per andare a sfumare tutte queste linee che nel caso si sono create e formare una sorta di transizione, perché a questo serve, dal suo colore di base che un 5, passando per il 7 e poi tonalizzando lunghezze e punte. Come prodotto per quanto riguarda il root tap, vado ad utilizzare Color Touch, lo stesso tonalizzante che ho utilizzato per fare i low lights che mi avete visto prima, ossia il 70 di Color Touch di Vella. Vado ad utilizzare quello perché, essendo senza ammoniaca, mi dà modo di lavorare bene il prodotto, soprattutto anche per via della sua consistenza abbastanza liquida. Per quanto riguarda invece le lunghezze e le punte, vado a provare un tonalizzante nuovo. Lo sapete che io nei miei video trasformazione cerco sempre di farvi vedere prodotti nuovi perché io stesso voglio provarli, e vado ad utilizzare Red Can Chase Q, che è la prima volta che testo. Li ho pagati 50 euro 3, quindi raga, già ve lo dico, non è economico, però li vedo tantissimi utilizzare su Instagram, ho detto ok, anche io ci devo provare e voglio vedere se effettivamente il risultato è così interessante. Quello che vado a fare prima il root tap e successivamente vado a tonalizzare, però probabilmente la tonalizzazione di lunghezze e punte non la vedrete. Perché? Perché il tonalizzante questi di Redken agiscono in un modo molto veloce, da quello che mi è parso di capire seguendo i miei canali americani. Quindi cercherò di tonalizzare, diciamo così, già in fase di lavaggio, nel senso che preparo la mia modella al lavaggio e in quel momento tonalizzerò, proprio perché in teoria in 5-10 minuti dovrebbero riuscire a tonalizzare bene. Mi spiace tantissimo non registrare questa parte, però poi vi farò vedere direttamente il risultato finale. Quindi a posto, io mi metto ora i guanti e iniziamo subito. Vado subito a tesori, ci vediamo fra poco per il risultato finale. Raga, questi sono i capelli di Ale. Ale non vede niente perché, raga, ne mancano almeno 25 di vista. Comunque, pronta tesoro mio? È ritornata super bionda e super fiammante. Amo, metti gli occhiali. Ti piacciono, tesoro? Sei abbastanza bionda questa sì, volta. Sì, direi che sono... Finalmente sono tornata del mio colore naturale. Tu nata bionda, cresciuta scura e ritornata bionda praticamente. Ed eccoci qua raga, di nuovo tornati con Ale. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate. E raga, era la prima volta che utilizzavo i prodotti di Redken, i tonalizzanti di Redken Shades EQ, e il risultato devo dire che mi piace tantissimo. Vi lascio anche le clip nel mentre che magari sto parlando, dove vi li faccio vedere alla luce del sole, perché ovviamente la luce del sole rispecchia meglio piuttosto che tutte le luci fredde che ho attorno. Allora, come tonalizzante ho utilizzato il Color Touch per fare la base, come vi ho detto, mentre per tonalizzare ho utilizzato il Redken Shades EQ 3
tre tonalità, che sono la 09V, la 08GI e la 08V. Perché ho scelto queste tonalità? Perché volevo sì, con i tonalizzanti più violetti, andare a contrastare quello che era il giallo dei capelli di Ale, ma anche col Gold Eyes, andare un pochino a col GI, andare un pochino a dare un pochino di calore, ecco, affinché non fosse eccessivamente freddo, anche perché Ale ha un sottotono comunque abbastanza giallino, quindi comunque trovo che sia meglio per lei una tonalità un pochino più calda, non eccessivamente ashy e quindi fredda. Questo è quanto, raga, fatemi sapere che cosa ne pensate come al solito qua giù nei commenti. E niente, raga, noi vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.